In tutta franchezza, io non mi preoccuperei. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Proprio così. Ciao, benvenuti alla quinta puntata di Weird Stuff UFO Uncover Up. Se state visionando questo quinto episodio, vi sarete già sciroppati le altre quattro puntate in cui abbiamo osservato che è assolutamente vero che ci sono eventi UFO reali e misurabili, eventi UFO ben documentati, eventi UFO che non sono fuffole, eventi UFO che dopo un'attenta analisi i casi UFO sono imputabili oltre ogni ragionevole dubbio ad una matrice ETH, ossia a visite extraterrestri con relativa manifestazione tecnologica non terrestre. È molto chiaro che quello che si vede dalle foto NASA, JPL, Caltech, fidandosi di quello che si vede perché il digitale è lossy e non è possibile sapere quello che è stato fatto a monte, ma fidandosi da quello che si vede dalle foto NASA, JPL, Caltech, esistono artefatti tecnologici su Marte che indicano che c'è stata, oppure c'è ancora attiva, una base aliena su Marte, perché gli alieni viaggiano nello spazio e lo esplorano e costruiscono basi di prossimità con piccole colonie su cui far tappa nei lunghissimi viaggi siderali. C'è una ipotesi storicamente nata nel 1700, esistenza di alieni in visita sulla Terra con super tecnologia. L'ipotesi ha piena dignità scientifica ed alta plausibilità, considerando a maggior ragione le scoperte dell'astronomia moderne con un altissimo numero di esopianeti nella nostra galassia. L'ipotesi di extraterrestri è stata coperta e coverappata dal 1700 in avanti sino ad oggi con una serie di altre ipotesi molto discutibili, molto più complesse e totalmente campate per aria, tanto che le altre ipotesi per cercare di spiegare gli eventi UFO non imputabili a eventi naturali e a, diciamo, tecnologia terrestre, ecco, si propongono ipotesi assai improbabili e implausibili come i viaggi nel tempo, i viaggi iperdimensionali. Ecco, ma nonostante queste fuffole, i mass media e gli ufologi classici e i debunker in vario modo hanno diffuso, dando molto spazio a queste ipotesi fuffaroliche, che hanno finito per coprire la primigenia ipotesi nata nel 1700, ossia extraterrestri tecnologici in visita sulla Terra. Esistono, come si è visto, una serie di artefatti tecnologici fuori contesto storico, sono UPART tecnologici che non potevano essere immaginati nell'epoca in cui furono concepiti, perché la scienza e la tecnologia raccontavano altre storie. Ma poi la scienza e la tecnologia hanno svoltato verso linee imprevedibili di sviluppo di conoscenza e hanno finito per progredire assieme alla tecnica, tant'è che oggi nel XXI secolo siamo capaci di riconoscere benissimo questi UPART presenti ad esempio in varie pulp mags, perché sono oggetti tecnologici che l'umanità nel XXI secolo sa ben costruire. Questi UPART tecnologici sono l'impatto socio-tecnologico di un contatto benevolo alieni ed esseri umani. La diffusione sporadica di un nucleo di verità tecnologica fuori contesto storico è interesse alieno, probabilmente perché permette di non far nascere i culti del cargo sulla Terra. Inoltre, permette agli editori di trarre un profitto dall'informazione corretta che viene diffusa ed inoltre permette di far predigerire dentro ad un format falso all'umanità
l'idea dell'esistenza di alieni che viaggiano nello spazio, attenuando così l'eventuale shock culturale. Gli UPART tecnologici sono presenti su Padre Mags, ma anche, diciamo, in varie altre parti, quadri o racconti con data prima del 1900. Prevalentemente nella cultura nordamericana, che era protestante, in quanto i protestanti furono la cultura più concettualmente aperta a concepire l'idea della possibilità di vita intelligente e biologica su altri pianeti, a differenza di Chiesa Cattolica, che ancora oggi persiste nella sua lotta agli alieni pretendendo di volerli battezzare, mentre la fase storica favorevole agli alieni, che fu aperta solo nella fugace finestra proposta da Giovanni Paolo II, è ormai praticamente evaporata. Infine abbiamo osservato le numerose evidenze a sostegno della teoria di un primo paleocontatto lungo il Nilo in Giza, avvenuto questo primo paleocontatto da qualche parte tra il 6000 e il 4100 avanti Cristo. Le tre piramidi erroneamente imputate a Cheope, Chefren Micerino, la Sfinge e il tempio megalitico annesso sono il Fermatempo, un grande monumento alieno costruito per celebrare e lasciare un messaggio nella storia al genere umano, relativo ad un primo paleocontatto alieni ed esseri umani. C'è il Fermatempo, ci sono i dipinti degli alieni che dimostrano l'esistenza della legge di Mendel nel mito Osiride Horus, che gli antichi egizi non potevano conoscere. Ci sono artefatti alieni come l'Ankh, le lampade di Dendera, ossia i tubi catodici, la pila di Baghdad, che non è nata a Baghdad ma in Egitto a Dendera, lo Zed, un'altra pilona, un grosso pilone che sosteneva gli aereatori di Dendera, aereatori di Dendera di cui possiamo infinire l'esistenza proprio dall'esistenza delle megatombe modello garage costruite nella Valle dei Re. Ci sono le foto delle astronavi nelle tre barche solari, c'è una foto del pianeta Terra osservato dallo spazio con la barca solare in Dendera. Ci sono nozioni scientifiche di acqua nello spazio che non potevano essere note agli antichi egizi. Ci sono poi le testimonianze del Tassili, della Val Camonica e delle pitture rupestri anche in Australia, che convergono sul periodo 6000 a.C.-4100 a.C., in cui strane entità, alieni, quasi identici al mito eliopolitano, erano in visita sulla Terra e gironzolavano per la Terra a prendere campioni. Ed infine c'è un Upart, l'uovo di Aswan, che testimonia l'esistenza delle piramidi già nel 4000 avanti Cristo. Ho detto tutto? Beh, no. Ci sono altre due prove in favore del paleocontattone in Egitto tra il 6000 avanti Cristo e il 4100 avanti Cristo, che mi sono scordato di enumerare. Perdonatemi se lo inserisco in questa quinta puntata, ma le evidenze del paleocontattone sono poi così tante che alla fine si finisce per perdersele un po' per strada quando si va a fare un riassunto. Le piramidi sono un modello in 3D di navi spaziali, discuteremo proprio di questo. E poi c'è dipinto il Nord America e il Golfo del Messico nell'occhio di Ra nel tempio di Dendera. Andiamo con ordine. Il modello in 3D di tre astronavi spaziali, ecco le tre piramidi, Cheope, Chefren e Micerino, fanno parte del Fermatempo e sono la rappresentazione in scala 1 a 1 delle loro navi. Infatti,
era con quelle tre navi che sono ripartiti probabilmente in direzione di Orione, andando in una sorta di stasi o di ibernazione. Gli egizi però avevano capito fischi per fiaschi. Infatti avevano capito che il cielo era il regno dei morti e che gli dei dello Zeptepi si sotterravano mantenendo il corpo dentro delle mega piramidi. Da qui l'ispirazione e la mania cronica d'emulazione nel costruire piramidi, oltre a quella di mummificare, tentativo tutto egizio di emulare una sorta di stasi ed ibernazione per affrontare le lunghe distanze spaziali. La destinazione d'uso delle piramidi da fermatempo e modello 3D fu fraintesa in un concetto prossimo ma distante. Piramidi come opere funerarie gigantesche atte a durare nel tempo per conservare il corpo. Gli egizi usarono i pietroni delle varie piramidi perché erano già tagliati e squadrati. Finirono anche per smontare la piccola piramide di Micerino per apprenderne un pezzo della sua tecnica. Poi Micerino la ricostruirono probabilmente con varie tecniche, pianificando una vita utile di 60 anni di regno di Micerino, che però non avvenne, dato che Micerino campò solo una ventina d'anni di regno circa. Ecco, la Sfinge, che in origine aveva la testa di cane, era dedicata al dio Anubi, ossia a Sirio, e il tempio megalitico era dedicato al dio Anubi, tempio dove gli dei dello Zeptepi probabilmente incontravano il re e o i sacerdoti protegizi concedendo spunti di conoscenza. La Sfinge della quarta dinastia era parecchio corrosa e sommersa dalla sabbia e fu rimaneggiata e riscolpita. Con il tempo il complesso del fermatempo interiorizzò poi particolari allineamenti astronomici forzati dalle lucubrazioni dei sacerdoti, riti, credenze e strade costruite ad hoc. Dunque, la fraintendimento funzionale da un monumento che rappresenta le astronavi in cui, diciamo, proteggere il corpo degli astronauti alieni in ibernazione, fu frainteso in un concetto prossimo ma distante, piramidi come opere funerarie gigantesche, atte a durare nel tempo per conservare il corpo, perché nel cielo c'erano praticamente il regno dei morti. Questo palese fraintendimento sta tutto all'equivoco relativo a sulla interpretazione, diciamo, di cosa sono queste tre piramidi, che sono una rappresentazione di macchine. Non credete che tutto questo sia l'interpretazione corretta e che le tre piramidi siano delle tombe? Non furono mai trovati, diciamo, le mummie dei vari tre re a cui si furono imputati. E quindi poi si dice che le tombe furono saccheggiate, peccato che nessuno ebbe a aprire quelle tombe e non ci fu modo di, ad esempio, in Cheope andare a raggiungere, diciamo, la sala del re, perché da un cunicolo strettissimo non era possibile far passare niente, ma la pena ci passa un uomo, anzi deve essere un uomo piccolo, di statura molto piccola, quasi un bambino, altrimenti ci rimane incastrato, ci muore e non va né avanti né indietro. Ora, se questa banale e semplice spiegazione non vi convince, ci avete il cervello in pappa, e per sturarvi dal cervello in pappa io vi faccio questa domanda: andate ad acculturarvi su che cosa sia una camera di compensazione, oppure anche camera di equilibrio. Ecco, mentre voi andate a querare su Wikipedia a vedere che cos'è una camera di equilibrio e quante porte ci sono come numero minimo almeno in una camera di equilibrio, ecco, confrontate il numero di porte che sono presenti almeno in una camera di equilibrio, il numero di porte presenti in una camera di equilibrio, con quante piccole porte furono trovate all'interno dei presunti condotti di areazione, che furono trovate due porticine una dietro l'altra. Ora confrontate queste due scoperte con quante porte ci sono in una camera di equilibrio.
Non è finita qui. Discutendo in Usenet su IT Scienza Astronomia alla ricerca di eventuali stelle che fossero vicine a intorno planare di Sirio e di Orione, l'amico Sao praticamente 15-16-94 faceva notare che la stella Sao 67-164 è una stella doppia, quindi a orbite planetarie instabili, probabilmente niente vita, però non c'erano all'epoca, in quando ho scritto Duat, il libro Duat a cui mi riferisco, il link lo trovate in descrizione, non erano disponibili informazioni scientifiche sulla massa della stella principale, che però era più luminosa del Sole circa 30 volte, e questo Sole era, a seconda osservando il suo spettro, era praticamente una nana gialla, era un sistema stellare più vecchio. Quindi quando gli egiziani puntano il dito su Sirio e su Orione, forse probabilmente non si riferivano proprio a Sirio ed Orione, ma ad un intorno planare. E se fossero, diciamo, questa informazione, è possibile, sarebbe possibile identificare un paio di possibili candidati nido da dove provengono veramente gli alieni, che è Sao 1516, potrebbe essere Sao 1516-94, che è una stella, è una nana gialla ed è probabilmente più vecchia del sistema solare terrestre. La sua distanza è di circa 277 anni luce di distanza dal Sole. Quindi se sulla stella Sao 15-16-94 a 277 anni luce, che è una nana gialla in un sistema doppio, ma vi fossero praticamente degli esopianeti con vita, è possibile che quando gli egiziani, anzi i protoegizi, si riferivano a Sirio, in realtà si riferissero a Sao 1516-94, che come vedete è vicinissimo a Sirio, e se uno fosse un alieno e venisse da Sao 1516-94 e i terrestri buzzurri gli chiedessero: te ma da dove vieni? Lui punterebbe il dito su Sirio, che è, diciamo, la stella planarmente più vicina a Sao 1516-94. Planarmente più vicina non vuol dire in un intorno tridimensionale vicino, vuol dire che punti il dito in quella direzione, poi passi oltre Sirio, continui a camminare e dopo 277 anni luce trovi Sao 1516-94. Che è praticamente un ottimo candidato nido, perché è una nana gialla e è un sistema molto molto più vecchio del sistema solare, che dista 277 anni luce. Quando gli egiziani parlano della cintura di Orione, forse anche qui parlano di un intorno planare, perché in un intorno planare della cintura di Orione c'è Sao 13-25-12, che ha circa 220 anni luce, non è visibile ad occhio nudo. Però se un alieno dalla testa da sciacallo dicesse ad un proto egizio: noi si viene di là,
indicherebbe all'incirca Orione, ed è ragionevole che l'egizio capisca la cintura di Orione, oppure al Nilam. Ecco, da quelle parti infatti c'è una stella anziana e ben rodata, una nana gialla, stabile, molto più vicina di tutte le altre stelle di Orione, che è Sao 13-25-12, appena 220 anni luce. Non è visibile a occhio nudo, però dando una destinazione successiva, appunto è logico approssimarla con la cintura di Orione. È quindi ammissibile ipotizzare, allo stato attuale delle conoscenze, che praticamente vi sono due ottimi candidati nido su dove potrebbero, diciamo, provenire gli alieni: Sao 13-25-12 a 220 anni luce, che è in un intorno planare vicinissimo alla, diciamo, ad Orione, quanto Sao 15-16-94, che anche questa è una gialla molto più vecchia del Sole e che dista praticamente 277 anni luce ed è vicinissima planarmente a Sirio. Non è finita qua. Dentro l'occhio di Ra, che questo è un particolare di un dipinto sul soffitto del tempio di Dendera, queste fotografie in altissima definizione le ho trovate su Wikipedia. La egittologia classica dice che questo scarabocchino qui è un omino che è inginocchiato e che prega. No, non è un omino inginocchiato. Questo è il pianeta Terra e questo è il Nord America, Golfo del Messico e un pezzo del Sud America. Non ci credete? Guardiamolo insieme. Eccolo qua. Shape nordamericano. C'è anche poi, lasciando la Sardegna, lunghe scritte di cui ne abbiamo già parlato, e qui c'è praticamente la forma, se si evidenziano i contorni, si rivede praticamente l'idea del continente nordamericano con il Golfo del Messico. Questo qui c'è il Golfo del Messico e questo qui invece c'è la spaccatura qua su in cima. Andiamo a vedere più in dettaglio. Qui ho fatto delle trasposizioni in modo da poter vedere se ci fosse state dei finestrini che avrebbero potuto distorgere eventualmente la visione. Si vede che qui c'è una linea verticale che scende giù, il punto 1, e lo si ritrova qua, punto 1. Il punto 2 fa una gobba così e lo si ritrova anche qua, una gobba così. Il punto 3 c'è una fessura, come anche qui c'è una fessura. Qui c'è il Grand Canyon e qui si ritrova una grossa fessurona e puta caso è proprio il posto nella mappa dove dovrebbe esserci il Grand Canyon. La zona 4 viene giù, è la penisola in sostanza, diciamo, della California che viene giù, e qui viene abbastanza giù, un po' storta, un pochino, non è proprio precisa, però qui c'è il raccordo del Sud America. E poi qui la parte verticale si ritrova 6, quindi le forme ci sono tutte, logiche di riconoscimento delle immagini ci sono tutte. Questo lo trovate sempre praticamente collegato. Qui ho fatto alcuni esempi del Nord America, ho provato a fare alcuni shape, alcune rotazioni, potete vedere che
Poi ne ho estratto il Photoshop la forma, l'ho ruotata e mi sono accorto che questo aggeggio qui, la forma del Nord America, passato sotto un filtro di Photoshop e cambiato in cambiandone un po' la prospettiva, riprende questo aggeggio qua. Vedete che questo è quanto si vede dentro l'occhio di Ra e riprende questa prospettiva spostata, leggermente spostata. Si ritrovano tutte le forme, quindi abbiamo praticamente anche in sostanza il Nord America, che non era conosciuto sicuramente dagli egizi, all'interno di un globo, il concetto di globo. Tutte queste cose le potete trovare nel Tempio di Dendera e in particolar modo su Wikipedia, se non hanno rimosso le foto in altissima risoluzione. Questa foto qua, questo piccolo particolare qua dentro l'occhio di Ra, che riprende la Terra con il Nord America e il Golfo del Messico, e il pezzo del Nord America, qui c'è i Grandi Laghi, lo si ritrova praticamente nel Tempio di Dendera, qua su in cima, qua dentro questo particolare qui, questo aggeggio qua. Ok, passiamo oltre. Questa seconda parte di Weird Stuff UFO Uncover Up andremo a ragionare di altri paleocontatti accaduti dopo il 4100 a.C. Primo paleocontatto ragionevolmente facile da dimostrare è il secondo paleocontatto Incas Opi, avvenuto tra il 1200 d.C. e prima del 1492 d.C. Alla corte breve, gli alieni avevano stabilito una base di prossimità in Sud America, un continente enorme e quasi vuoto in termini di densità di abitanti per chilometro quadro. Ma quando gli europei hanno scoperto l'America, gli alieni si sono ritirati dal Sud America abbandonando la loro base, probabilmente in Amazzonia, onde non incontrare gli europei. Si narra appunto che durante il viaggio di Colombo sulle tre caravelle furono avvistate delle luci in movimento, e obiettivamente a quell'epoca non c'era nessuno che potesse né volare né navigare in sostanza in pieno oceano Atlantico, quindi di conseguenza quelli erano velivoli, e si ritorna al concetto di UFO di cui ne abbiamo visto traccia palese anche nella terza puntata del passato, che probabilmente monitoravano che cosa stessero facendo gli europei, che poi ebbero a scoprire in modo incidentale un continente nuovo che non ne sospettavano l'esistenza. C'è poi un coacervo di indizi alieni e tracce ETH che sono sparse in Sud America. Appartengono all'enorme intervallo di tempo tra il 6000 a.C. e il 1200 d.C., in cui si sospetta l'esistenza di almeno un altro paleocontatto, coinvolta la cultura Maya in epoca primaria. Questa tesi è alquanto però contestabile, poi ne parleremo in modo specifico, perché è obiettivamente difficile riordinare in Sud America tutta la storia. Che gli europei, una volta giunti in Sud America, hanno distrutto quasi tutto. Il forte giogo di Chiesa Cattolica ha eradicato tutte le culture e le tradizioni pregresse, cancellando miti
e cominciare appunto dai testi Maya che sono andati distrutti e che probabilmente contenevano indizi preziosi sul palecontatto alieno della cultura Maya, venendo quindi a mancare molte informazioni in Sud America e Sud America, quindi molte informazioni in Centro America e in Sud America, pardon. Ecco, rimane difficile andare a misurare spesso il gradiente alieno in tutte e tutte le varie culture e subculture centro e sudamericane, proprio per carenza di informazioni. Tuttavia ci sono tantissimi indizi sparsi in Sud America che dimostrano l'esistenza di palecontatti indiretti. Ecco, la classe dei palecontatti indiretti si differenzia dai palecontatti incompleti. Palecontatti indiretti, fugaci avvistamenti tra alieni ed esseri umani in Sud America, mentre i palecontatti incompleti è una categoria concettuale che indica che alcune misurazioni di un gradiente alieno danno dato esito positivo, però non sono stati ritrovati tutto per intero tutte le evidenze che concettualmente necessiterebbero. In particolar modo è difficile andare a distinguere tra le culture, diciamo, testimoni a palecontatto indiretto, perché poi un po' in Sud America le culture sono un po' tutte uno spin-off l'una dell'altra e quindi si riportano e si strascicano, diciamo, miti e leggende e religioni, se le personalizzano, quindi è difficile andare a vedere e valutare quanto un retaggio di un precedente palecontatto si sia appunto tramandato, oppure quanto, diciamo, nuovi dei possano, diciamo, nascondere un eventuale ulteriore contatto fugace. Comunque a mio avviso possibile, e forse anche probabile, che tra il 4100 a.C. e il 1200 d.C. possano essere esistite piccole basi aliene in Siberia. La Siberia ha una superficie enorme sul pianeta Terra, in un ampio spazio praticamente vuoto, scarsamente popolato. La Siberia ha generato solo piccole culture nomadi, alcune delle quali molto cazzute, che poi si sono spostati in Cina ed hanno soggiogato l'intera cultura cinese. Ma le piccole culture siberiane non hanno mai costruito niente in Siberia, sono rimaste nomadi a causa appunto del clima ostile di tundra e taiga. Possibile che andando a ricercare eventuali leggende locali siberiane e facendo ricerche sul campo, fortunate ricerche sul campo data l'enorme vastità della Siberia, forse, chissà, potrebbe essere possibile trovare qualche piccola traccia di basi aliene in Siberia, probabilmente basi aliene databili tra il 4100 e il 1200 d.C., proprio a causa della scelta di questo continente, pezzo di continente, a causa della bassissima densità di abitanti per chilometro quadrato, per un clima ostile in tundra e taiga, ma è relativamente facile da abitare per una cultura tecnologica che viaggia nello spazio. Quindi, sfruttando e studiando eventuali ambienti naturali, ma rimanendo ben distanti dalla cultura umana, che è ovviamente oggetto di studio. Andiamo avanti perché non è finita qua. Decisamente ottima è la traccia Incas, sulla quale si applica il teorema egiziano della discontinuità di terza specie in H con 1 dal XIII secolo, pardon, 1200 d.C.
sino al XVI secolo, 1500 d.C. In particolar modo il periodo più sospetto va dal 1200 compreso e prima del 1492. Infatti il deo Viracocha aveva il becco, infatti la donna Inca si era emancipata. Infatti gli Incas praticavano la deformazione del cranio, ossia avevano le teste, gli Inti gli piacevano le teste a pinolo. Infatti gli Incas praticavano la imbalsamazione come gli Egizi. Poi c'è la profezia Incas, il ritorno degli dei da est. C'è il problema dei sacrifici umani che si ritrova all'interno della cultura Incas, ma questo a mio avviso è un elemento che può essere marginalizzato perché è il retaggio di altre culture introitate, in particolar modo gli Incas sono sicuramente nati come impero, uno spin-off della delle varie città-stato Maya, che andando verso sud poi dopo si sono allontanate, hanno travalicato praticamente il Centro America e poi si sono andati a arroccare sui monti in posizioni difensive, perché appunto proprio la loro posizione sui monti dell'Incas a mio avviso dimostra, oltre che a parecchie comunanze religiose con i Maya, fa vedere appunto che gli Incas temevano gli eventuali attacchi o qualche cosa, e quindi avevano vissuto, diciamo, il periodo del declino Maya, e quindi la cultura Incas è probabilmente uno spin-off mescolato con qualche arrivo in pratica di esseri umani anche con canoe, in particolar modo dall'Oceano Pacifico. Infatti, cosa c'è da dire? È un fatto molto insolito e veramente molto importante, l'insolita profezia Incas che poi si è avverata. Ora, se questa profezia la inseriamo come una conoscenza fuori contesto storico data agli Incas, come un avviso di allerta che però non fu compreso, perché qualcuno sapeva che sulla Terra c'erano praticamente delle culture tecnologicamente più avanzate di quelle del Sud America e che prima o poi avrebbero scoperto l'America, e che dato il livello culturale degli europei era certo che non avrebbero avuto un approccio neutro. È una forzatura? No, non credo. Considerate, andate a vedere gli Upart palesi e enormi e pesanti per quanto riguarda in sostanza gli aerei pre-Incas precolombiani, che sono tracce palesi, evidenze di una base aliena in Sud America. Queste non si possono, anche sono precedenti, però chiaramente dimostrano che c'era qualcosa. Non si può andare a studiare le culture come se fossero in cassetti separati. Evidentemente, se c'era qualche cosa prima, qualche cosa quelli che c'erano di già hanno dato qualche input buono, in sostanza, in pratica, agli Incas. Poi ne parleremo in modo più approfondito. Infatti, non credo che all'epoca nessun nativo americano sapesse dell'esistenza dell'Europa. Non potevano essere nemmeno gli europei del nord Europa, dei vichinghi, per intendersi, a fare tale profezia, perché le date di arrivo vichingo in Nord America non coincidono con le date della profezia Incas quando nasce. Inoltre i vichinghi, ecco, non si spacciarono per dei, tantomeno i nativi nordamericani trattarono i vichinghi come dei. Ora andiamo un po' più in specifico. Dunque, la questione del quale contatto Incas è piuttosto semplice. Intorno al 1200 il gradiente alieno Incas dà una misurazione positiva. Poi abbiamo il 1492 l'Upart di UFO con Madonna con Bambino in San Giovannino, Upart Aertgerd UFO nel battesimo del Cristo intorno al 1492. Oltre, diciamo, alla narrazione che si narra appunto che sulle caravelle di Cristoforo Colombo furono avvistate delle luci
in mare che si muovevano, ma all'epoca non c'era nessuno nell'Oceano Atlantico che potesse praticamente andare a navigare. Quindi ci sono evidenze aliene dopo il 1200, ci sono evidenze aliene prima. Abbiamo Lupart e aerei pre-Incas, che è un indizio enorme. Abbiamo Lupart del Slough del Schiacciasassi di Vigus, poi ne parleremo. Poi c'è Teotihuacan, che c'è, poi ne parleremo. Ezechiele nella Bibbia, che evidentemente ebbe un vero paleocontatto alieno, poi ne parleremo. Poi c'è la cultura Paracas e Annazca, che anche loro ebbero, diciamo, ci sono evidenze sparse di un paleocontatto. E poi c'è Lupart il flauto di Totonaco. Quindi ci sono evidenze sparse prima, ci sono evidenze sparse subito accanto, ci sono evidenze sparse poi successivamente. Ecco, non bisogna essere particolarmente intelligenti per inferire che gli Incas ebbero un paleocontatto, anche perché il gradiente alieno è misurato nella società da esito positivo e abbiamo anche praticamente informazioni fuori contesto storico come la profezia Incas. E con questo abbiamo chiuso la questione della dimostrazione del paleocontatto che ebbero gli Incas prima, diciamo nel 1200 d.C., e un fugace paleocontatto che si chiuse molto prima del 1492. Ora andiamo a parlare di tutta questa serie di Upart precedenti, che la storia, diciamo, data intorno al 200 a.C., al 300 a.C., 500 a.C., 700 a.C. e poi, diciamo, i vari sospetti nella cultura Maya, in cui si ritrova nel 1800 a.C. un gradiente alieno anomalo. Cultura Maya spazia dal 1800 a.C. fino arriva quasi un po' più in qua intorno al 900 a.C. In questo arco di tempo abbiamo il sito di Pumapunku, Tiwanaku, la profezia di Elia, e quindi ci sono altre evidenze che indubbiamente non tornano. Ora, alcune di queste qui, di questi Upart che sono datati in qua, secondo me, a mio avviso, possono essere in parte retrodatati ad un contatto più precedente e che quindi praticamente potrebbero essere, diciamo, appunto, miti che poi sono stati tramandati con vari vasi, oggetti che sono stati poi ricostruiti nel tempo, ma l'evento, diciamo, del paleocontatto indiretto, quindi dell'avvistamento del dio alieno, potrebbe risalire a un periodo anche precedente, oltre che ai luoghi della datazione, in cui va in pratica a ipotizzare un paleocontatto indiretto contestuale, quindi un avvistamento intorno a queste date qua, ma potrebbe essere anche precedente, poi tramandato successivamente nei vari oggetti che sono stati tramandati. Quindi lo potremmo far retrodatare anche un po' più indietro. Ora andremo a parlare uno per uno di tutti questi oggetti per poi arrivare a discutere, diciamo, il quesito e il paleocontatto molto contestato e complicato, quello della cultura Maya intorno nella fase primaria 1800 a.C. Andiamo avanti. Degli aerei pre-Incas ne abbiamo già parlato nella terza puntata, di cui vi rinvio. Qui abbiamo alcuni particolari di altri aerei pre-Incas della cultura Teirona, che è più o meno databile al 200 a.C. Ali a delta,
che non è una figura naturale, attacco basso, timoni orizzontali, timoni verticali. Questo è indubbiamente un aereo, un caccia con capacità supersoniche. L'Ana Delta non è una figura naturale, ma è una ottima punto di compromesso per mantenere una buona stabilità al volo subsonico, quanto non avere diciamo troppa resistenza aerodinamica per il volo supersonico. E non c'è soltanto questo, c'è anche quest'altro che si vede che è differente da quell'altro, perché qui c'è una fossa che va giù a V, qui invece c'è uno sprofondo che va giù, e anche qui abbiamo un altro ala praticamente a delta con timone orizzontale e timone verticale. Eccolo qua. Poi abbiamo ale a freccia, questa classico ale a freccia, come abbiamo visto. Quindi abbiamo tutte le caratteristiche aerodinamiche in una cultura del 200 avanti Cristo. Se si va a vedere la cultura Tairona, tra gli altri monili, guardate un po' cosa si trova. Una piramide sopra un disco, vi ricorda qualche cosa? Un cono sopra un disco grosso, vi ricorda qualche cosa? Ecco, vi rinvio a vedere la puntata precedente sul paleocontatto alieno. Quindi io mando un caro e caloroso vaffanculo a tutti quelli che dicono che è pareidolia. Pareidolia, un par di coglioni. E abbiamo il timone verticale, timone orizzontale, ale a delta, che non è una figura naturale, montante alla ribassi e una dinamica, diciamo, un disegno che è praticamente identico ad un aereo che oggi non faremo molto, diciamo, a discutere su cosa siano questi strani cosi. Questi sono modellini di aerei, punto, con ali a delta e con ali a freccia. E quindi chi dice che è pareidolia è sostanzialmente un coverappista che non vuole che emergano questi fatti e che non vuole che si pongano a sistema tutti questi UPART, tutte queste anomalie che ci sono, basta cercarle, si trovano facilmente, non è possibile nasconderle e che si possono solo negare. Non è finita qua. Lo schiacciasassi di Vicus, un altro UPART, eccolo qua. Questo è lo schiacciasassi di Vicus, qui ci trovate il link dell'oggetto che non è taroccato. Abbiamo le rote, l'aggeggio che sta qui, questo qui, la cassettina qui per andare. Notare che le due rote sono separate, l'una dall'altra sono separate, come qui, e c'è un aggeggio praticamente come questo qua che lo gestisce. C'è poco da dire, questo oggetto del 300 avanti Cristo in ceramica, ritrovato vicino a Nazca, poi ne parleremo di Nazca, fatto da una cultura che non pare conoscesse la ruota. Come non pare conoscesse la ruota? E questo cazzo qui cosa sarebbe? Cosa sarebbe questo qui se non una ruota? Ecco, andate a cagare. È senza ombra di dubbio uno schiacciasassi. Ora a Nazca di sassi ce ne sono tanti. Supponendo un aeroporto da campo dove atterravano velivoli VTOL, vedi Eri Preincas, l'apparato dello schiacciasassi avrebbe fatto alquanto comodo. Pensando a Nazca come un aeroporto da campo utilizzato per voli da ricognizione, uno schiacciasassi sarebbe stato alquanto utile in un aeroporto da campo e non asfaltato. Ora, purtroppo lo schiacciasassi di Vicus è del 300 avanti Cristo, è vero che a Nazca
pare avere, diciamo, ottime configurazioni geografiche di un altopiano utile per atterraggi, però non si è trovato alcuno schiacciasassi reale né alcun U-Port. Si può supporre che l'uso dello spazioporto di Nazca sia presente al 300 a.C. Questo spiegherebbe il ritrovamento dell'U-Port a Vicus. Vicus non è troppo distante da Nazca, lì è un tiro di sputo. Retrodatare l'utilizzo di tecnologia aliena in un periodo intorno al 1800 e tra il 1800 a.C. e il 900 a.C. dentro un reperto successivo, costruito invece al 300 a.C., ha il vantaggio logico di essere plausibile rispetto all'ignorare il reperto. Peraltro lo scenario di una grande nave spaziale in orbita, da cui molte navette spola caricherebbero e scaricherebbero dati e campioni ed equipaggiamenti, rende compatibile sia la piana di Nazca, che è relativamente vicina a Tiwanaku, e permetterebbe anche di spiegare l'utilizzo di uno schiacciasassi che per trascinare pietre da 100 tonnellate da cave distanti anche per 300 km farebbe di molto utile. Quindi è probabile che lo schiacciasassi di ceramica di Nazca del 300 a.C. rappresenti almeno uno schiacciasassi che fu usato a Nazca, Vicus e Tiwanaku nel 1800 a.C. e tra il 900 a.C. Quindi è possibile che questo reperto del 300 a.C. riprenda qualche cosa che è stato visto nel 300 a.C. quanto qualche cosa di ancora più antico. Quelli che dicono che è pareidolia, ecco, gli rispondo, è come dire che i giocattolini e le automobiline che si comprano per i bambini sono dei vibratori anali. Non è finita qua. Appendice 9, riscontri nell'architettura Inca, Spumapunku e Giza. Cultura Maya, ecco, non conoscevano l'arco romano, le piramidi Maya sono osservatori astronomici magici, ma non sono fermatempo, strutture apparentemente grandi, non hanno la caratteristica della megaliticità, infatti le tecniche di costruzione e i materiali impiegati sono molto semplici. Pietre, malta e terra da riporto, niente che non si possa fare con il dovuto tempo, con un passamano di ceste e sassi, malta e terra. Guardate un po', nonostante il tempio di Uxmal sia, diciamo, molto grande, se guardate bene sono pietre piccoli, relativamente piccole, e manca qui la modularità, se potete vedere ogni pietra è diversa dall'altra. Questa non è un equivalente da quest'altra parte, questi due sono uguali, ma questa è uguale a questa, questa non è uguale a nulla, questa è diversa da tutte le altre, questo spigolo qui è fatto molto più grande, invece questo è molto più piccolo, questo è più piccolo e questo è un po' più grande. Ecco il tempio di Uxmal, per quanto grande questo possa apparire, se fate attenzione come è costruito, i blocchi di pietra sono piccoli, all'interno della costruzione probabilmente c'è della terra da riporto, sassi, malta, eccetera. Nonostante il volume apparentemente considerevole, la costruzione dell'opera non implica le difficoltà ingegneristiche paragonabili alle tre piramidi di Giza, più la Sfinge, più il tempio megalitico annesso. Osservando bene il particolare del tempio di Uxmal, questo qua, le pietre inserite nella struttura sono sagomate un po' così, come potete vedere, un po' così, a cazzo di cane. Cioè non c'è una pietra uguale una all'altra, manca il concetto di modularità presente sia in Giza sia in Pumapunku. Teotihuacan, è veramente gigantesca la piramide del Sole e della Luna, un megalitismo sproporzionato a prima vista, ma anche qui a guardare bene la piramide del Sole è composta da piccoli sassi, malta e terra, niente di comparabile con la complessità delle tre piramidi della Sfinge e il tempio megalitico
in Giza. L'enorme piramide del Sole potrebbe essere stata costruita con varie catene di passamano, di ceste di terra e malta, piccoli sassi. Non è presente nessun blocco megalitico da 2,5 tonnellate. Non sono presenti blocchi megalitici da 130 tonnellate oppure 180 tonnellate. Eccola qua, piramide del Sole o della Luna. I particolari, vedete qui, sono sassettini molto piccoli, quindi lavorando ad isole con un passamano, con pochissime persone, è possibile tirare su una montagna di questo tipo. Certo, ci vorrà molto tempo, ma lo sforzo, diciamo, è relativamente modesto. I sassi sono piccoli, non c'è nulla qui che possa, diciamo, essere fatto, che non possa essere fatto con un semplice passamano. Con un semplice passamano di pietre, terra e malta è possibile alzare una roba così. Ci vuole un po' di tempo e pazienza. Incas. Leggermente più complessa la struttura megalitica Incas della fortezza di Urubamba. Guardate un po', imponente. Dove esistono blocchi megalitici giganteschi ed un minimo di modularità con ottima sagomatura. Guardate un po'. Ora, se i blocchi non dovessero provenire dalla stessa parete prospiciente, ossia da questa parte qua, ma da una cava posta ad una quota più alta, oppure addirittura più bassa di questa quota, l'artefatto diventa fortemente sospetto, specie se la roccia fosse diorite oppure granito. Quindi, io presumo che questi sassi qua derivino da questa parte qua, estratti da qui, perché se non sono stati estratti da questo retroterra e vengono da un'altra parte, ad una quota più bassa o anche ad una quota più alta, ecco, vi ci voglio a far rotolare questi po' di pietroni che poi saranno stati smussati in loco. Sulla tecnica di costruzione, di tagliare la roccia, di farla scivolare a valle, lo troviamo praticamente a Machu Picchu, dove praticamente si spiega una collinetta di roccia probabilmente spianata ed usata per costruire case e mura, una pietra che rotola in discesa pesa molto meno che portarla su a braccio. Quindi Machu Picchu praticamente era una collina, poi ci hanno cominciato a scavarla, ne hanno estratto le cave, i sassi, ci hanno costruito e hanno spianato tutta questa roba qua. È vero che a Machu Picchu si notano alcuni blocchi grandi come questi ben collocati a secco con un'attenta levigatura, ma se si va a contare quanti pietroni grossi ci sono, non si supera la cifra di 150 pietroni, che non ha nulla a che vedere 150 pietroni con i 12,5 milioni di pietroni da 2,5 tonnellate in media a Giza, quindi non c'è nemmeno raffronto. Peraltro qui in pratica l'architettura maya azteca Incas è assente il concetto di modularità e assente il concetto delle grappe di metallo, perché la metallurgia non era nota. Andiamo a vedere lo sproporzionato fortezza Incas di Sacsayhuaman, mega fortezza, città fortificata a 3700 metri di quota. Eccola qua, enormi, giganteschi, giganti pietroni sfrenati enormi, che però sono stati levigati solo laterali e davanti sono stati sbozzati alla meglio, lasciati così. Comunque, questi pietroni sono immensi, da oltre 120 tonnellate o 90 tonnellate di andesite. Ecco, sono così numerose le pietre con dimensioni spropositate che il solo supporre che tali blocchi non fossero già stati in loco e l'idea folle di dover trascinare con funi vegetali, muscoli, alpache, ecco, appare un delirio progettuale, nonché un'opera impossibile per il tempo e la tecnologia Incas dell'epoca. Sorge la domanda, ma i massi ciclopici erano già in loco oppure ce li hanno portati? Ecco, è la stessa soluzione, se si va a vedere Google Maps si trova la soluzione, hanno intagliato una collina, hanno fatto rotolare i sassi, li hanno sbozzati un po' alla meglio e poi via via li accoppiavano, in discesa, facendoli praticamente combaciare. Poi hanno scavato un enorme terrapiano facendo uno sprofondo fondo, portando via la terra e voilà, hanno ottenuto quello che si voleva, la relativa valle con ai lati la grossa fortezza, con una grossa megalitismo. Però il taglio fortemente sospetto della roccia che è andesite. Andesite è una roccia eruttiva corrispondente alla diorite. Ha una struttura porfica abbastanza evidente con fenocristalli di placioclasio, biotite e orneblenda. Il colore è bruno e grigio verdastro con pasta fondamentale talora vetrosa o criptocristallina. Ecco,
benché manchi la modularità nella fortezza Incas di Sacsayhuaman, i volumi, i tipi di pietra coinvolti in opera rendono tutta la fortezza una struttura molto complessa per la tecnologia dell'epoca, perché sono tutti blocchi di andesite, e l'andesite è difficile, è dura, dura, dura come la diorite, è dura, diciamo, da lavorare. Quindi però c'è da dire che all'interno della cultura Incas si ritrova un gradiente anomalo, e ritroviamo in particolar modo a Sacsayhuaman capacità costruttive insolite nella lavorazione della pietra, quindi la presenza di sproporzionate costruzioni megalitiche come a Sacsayhuaman e sofisticate tecniche di lavorazione della pietra, ecco, secondo me non dovrebbe stupire, essendo elemento comune al paleocontatto egizio. Quindi qualche aiutino probabilmente gli Incas, per quanto riguarda Sacsayhuaman, che significa letteralmente falco soddisfatto, ecco, forse probabilmente gli Incas l'hanno avuti. Infatti il Deo Viracocha Incas ha il becco, è lo stesso Deo Viracocha che troviamo appunto a Tiwanaku. Tuttavia a Sacsayhuaman non esiste la modularità di Kumapunku, non esistono grappe di metallo, Sacsayhuaman non è comparabile a Tiwanaku come squadrature delle pietre. Infatti andiamo a vedere Tiwanaku, che è questa qua, tutte le pietre, manca la modularità, perché ad esempio questa pietra qua non trova un'altra pietra della stessa altezza e forma, ma una più piccola. C'è modularità sulle colonne e, diciamo, la parte superiore, che è un grosso sproporzionato megalitismo, questa parte qua, e tutte le pietre sono levigate sia all'interno, destra, sinistra, tutte le parti sono tutte molto lisce, a differenza di queste che sono levigate solo ai lati per poterle aderire, ma davanti sono sbozzate alla meglio. Ora, le colonne di Tiwanaku sono megalitiche, ossia un unico blocco, mentre a Sacsayhuaman le colonne delle porte sono composte da blocchi di pietra di differenti forme che hanno un'ultima analisi la stessa altezza. Le architravi di Tiwanaku sono più megalitiche di quelle di Sacsayhuaman. Guardate a vedere, qui abbiamo un blocco unico per tutta l'altezza di un uomo, qui abbiamo per l'altezza di un paio di uomini, ma fatta con 4 blocchi, 1, 2, 3, 4, anzi 5 blocchi, quindi diversa. Le architravi di Tiwanaku sono più megalitiche, le pareti di Tiwanaku sono levigate da tutte le facce, mentre a Sacsayhuaman la levigatura si trova solo ai lati delle pietre. I blocchi, osservandoli frontalmente, sono sgrossati in modo grossolano. La parete di destra di Sacsayhuaman non modulare con la parete di sinistra, ma in ultima analisi i muri di Sacsayhuaman sono alti lo stesso modo e l'architrave non è storta. Qua si vede, abbiamo qui 1, 2, 3 sassi, ma non sono proprio uguali alla stessa altezza. Questo è più basso di questo e questo è più alto di questo. Nonostante non ci sia modularità, l'altezza c'è e diciamo vengono messe a piano. Quindi Tiwanaku non è uguale a Sacsayhuaman, perché Tiwanaku le architravi sono più megalitiche, Tiwanaku le colonne laterali sono megalitiche costruite in un blocco unico, Tiwanaku le pareti sono squadrate interamente e levigate da ogni parte. Lo stile architettonico di Tiwanaku lo si ritrova a Tel Kel in Giza, nel tempio megalitico della Sfinge. Guardate un po', qui non abbiamo modularità, ma abbiamo levigatura frontale e laterale per inserire dei blocchi incastrati, uno sfrenato megalitismo delle colonne e degli archi superiori. Guardate un po' di blocchi che ci sono, enormi. Qui abbiamo un megalitismo un po' più grosso, diciamo un po' più piccolo rispetto a Giza, ma comunque, diciamo, sono comunque blocchi piuttosto pesanti. E inoltre abbiamo che la costruzione dello stile architettonico pulito di Tiwanaku è lo stesso espresso nel tempo della Sfinge. A Tiwanaku ritroviamo anche la stessa tecnica delle grappe, che peraltro era sconosciuta ai Maya, Aztechi, Teotihuacani e Incas, ma era nota alla cultura egizia. La modularità di Kumapunku è implicita nella costruzione della piramide di Giza, dove milioni di blocchi di pietra catastati formano tre montagne sintetiche. Gli Aymara non hanno conoscenze metallurgiche e strumenti militari o tattiche militari congruenti con le costruzioni che gli archeologi epicentrici vorrebbero affibbiarli loro. Gli stessi Aymara narrano che Tiwanaku e Kumapunku le hanno trovate abbandonate. Gli stessi Aymara, nelle loro leggende, tramandano il ricordo che tali siti furono costruiti dagli dei, i quali a loro dire facevano volare le pietre. Maya, Azzechi e Incas avevano tecniche di costruzione e stili architettonici completamente diversi, oltre a non avere conoscenze metallurgiche o tattiche militari congruenti con le costruzioni di Kumapunku e Tiwanaku.
nessuna cultura conosce la modularità, tantomeno hanno mai usato le grappe metalliche nelle loro costruzioni. Parte a Tiwanaku e a Pumapunku e in Egitto. In Egitto abbiamo il paleocontatto, anche a Tiwanaku il Deo Viracocha aveva il becco. Chi ha costruito il tempio megalitico della Sfinge ha costruito anche Tiwanaku e Pumapunku, ossia i tre siti furono costruiti dagli alieni insettoidi, probabilmente. Pumapunku, un sito classificabile come un Upart, dove cerco di dimostrare perché il sito di Pumapunku è classificabile come un Upart. Le analisi sul carbonio 14 sulle tracce organiche trovate in Pumapunku datano il sito intorno al 300 a.C., ma nulla osta che Pumapunku possa essere anche più antica. Pumapunku è a mezzo sputo, nemmeno uno sputo, mezzo sputo da Tiwanaku. Questi sono una foto antica relativa agli scavi su Pumapunku. Infatti il suo stato di conservazione di Pumapunku è veramente pessimo, di gran lunga peggiore rispetto al vicinissimo sito di Tiwanaku, proprio accanto. Per cui, data la zona altamente sismica, la struttura devastata di Pumapunku deve essere precedente a quella di Tiwanaku. Poiché Tiwanaku è retrodatabile al 1200 a.C., è ovvio che Pumapunku sia retrodatabile a prima del 1200 a.C. Che Pumapunku sia molto più vecchia del 300 a.C. lo si capisce anche dalla massa di detriti che ricoprono tali strutture. Guardate un po', considerando che non piove quasi mai in quella zona. A Pumapunku abbiamo la modularità, come in Giza. Guardate un po'. Sono state trovate teste a pinolo a Pumapunku. Guardate un po'. Nel sito di Pumapunku possono essere rintracciate una serie di Upart manufatti in pietra che sembrano costruiti da moderne macchine a controllo numerico. Guardate un po', buchi sottilissimi, sottilissimi, come fatti da trapani e lame leggerissime e sottili. Questo dovrebbe essere granito. Un artefatto che è un palese Upart, interpretabile come scatola di derivazione in pietra scavata da macchina a controllo numerico. Questo coso qua, un mattone di pietra scavato in negativo da macchina a controllo numerico, in cui, colando successivamente del metallo fuso, sarebbe stato possibile creare costruzioni in pietra modulare armata. Qui praticamente un blocco tagliato, scavato in negativo, poi lo chiudete ai lati, ci buttate il metallo riempie, il metallo fuso riempie tutti questi vani qui e abbiamo praticamente una sorta di pietra scavata in negativo con un blocco armato. Sia che sia una scatola di derivazione costruita da macchina a controllo numerico in un blocco di pietra, estraendo in negativo gli spazi vuoti, inserendo rame presente nella zona che gli Aymara potrebbero aver sottratto in un tempo successivo, sia che questo coso sia una sorta di mattone modulare in pietra da usarsi per costruzioni in pietra armata, a cui poi far colare praticamente del metallo. Ecco, in ogni caso sono espressioni di conoscenze scientifiche e tecniche costruttive che non sono note alle popolazioni degli americani sudamericani, a maggior ragione per un sito datato al 300 a.C., perché nessuno conosceva la metallurgia. Poi il sito di Pumapunku contiene il concetto di frattalità lampante nei disegni in pietra, oggetto geometrico ripetuto in dimensioni più piccole. Guardate un po', questo è più grande, quest'altro scavato è un po' più piccolo, quest'altro scavato è un po' più piccolo. L'oggetto che si ripete per tre volte, sino a formare negative per differenza, ossia scavata nella pietra, le mastabe egizie. Infatti se girate la pietra dall'altra parte, come questa, trovate praticamente una sorta di mastaba. Questa parte qua è la parte, il primo piano è la parte ferma che potrebbe toccare sul suolo, e questi sono livelli successivi più elevati. Ci potete ritrovare qui una sorta di piramide a gradoni a 1, questo è il primo piano 0, piano 1, a piano 2 a due piani, e questo invece a piano 0, piano 1,
piano 2, piano a 3 o 4 piani, seconda dove si mette lo zero. Ora, come osservato nella storia architettonica sudamericana, non c'è mai stato il concetto di frattale, essendo un concetto matematico annesso anche alla teoria matematica del caos. Inoltre è evidente che questi stampi in pietra non siano stati usati per costruire manufatti in metallo, neppure per potenziare le tecniche belliche delle popolazioni indigene. Armamenti e tecniche belliche del Sud America sono totalmente incompatibili con le capacità costruttive espresse in Puma Punku. Presso Puma Punku esistono delle strane piattaforme, guardate un po', completamente vuote, sarebbero degli altari cerimoniali, ma potevano anche ospitare qualche artefatto di forma squadrata da ficcare qui. Ecco, considerato che attorno a Puma Punku non ci sono molte fonti d'acqua, che nel 1800 a.C. sarebbe stato un sito molto isolato, con bassissima densità di abitanti per chilometro quadro, sarebbe stato interessante poter avere una base di prossimità aliena, un sistema energetico che oltre a fornire la corrente elettrica venisse anche generato come sottoprodotto dell'acqua potabile, cioè senza costringere il personale della base ad allontanarsi per dissetarsi, esponendosi così a rischi. Fuel cell, guardate un po', questa è una fuel cell modella, oggetti parallelepipedi piazzati su una piattaforma rettangolare. Qui abbiamo piattaforme rettangolari che ospitavano oggetti che probabilmente di forma parallelepipeda. Vi ricorda qualcosa? Qui probabilmente c'erano unità di fuel cell. In effetti la tecnologia fuel cell produce elettricità in modo pulito, efficiente, come sottoprodotto acqua potabile assolutamente pura, come sono prodotte oggi dall'uomo con le piattaforme a fuel cell per impianti fissi. Puta caso, appunto, abbiamo parallelepipedi affiancati, guardate un po', parallelepipedi affiancati su delle piattaforme piane. Qui abbiamo delle piattaforme piane che ospitano degli oggetti che sicuramente erano parallelepipedi. Vi ricorda qualche cosa? Perché d'altro ponte cementificare con del ferro e cemento qualora si avesse a bordo energia sufficiente per pilotare in macchina a controllo numerico con cui scavare la pietra locale? Ecco che molte cavità e solchi perfetti nella pietra prendono con questa chiave di lettura un nuovo significato pratico. La cablatura di potenziali cavi elettrici potrebbe essere fatta rapidamente, incastrando con una lieve pressione i cavi già ricoperti da isolante, onde farli aderire perfettamente alle scanalature. Scanalature già intarsiate in negativo nei blocchi modulari. In caso di rapido smantellamento sarebbe stato sufficiente asportare le parti tecnologiche che non si sarebbero volute lasciare sulla terra, ignorando però i blocchi di pietra scavati in negativo. I blocchi di pietra scavati in negativo sarebbero stati abbandonati in loco, restando con buchi e solchi privi di un'apparente funzione. In realtà vani per cavi, lampade e altri apparati. Io mi riferisco a sto coso qua. Avete capito? Scavato in negativo. Qui possiamo immaginarci una sorta di lampada o qui o qua, e qui degli spinotti da attaccare con dei contatti che avrebbero potuto condurre direttamente qua. Qui uno spinotto attaccato qua e qui vi immaginate una lampadona e qui degli aggeggi ad esempio di metallo ficcati per bloccare, diciamo, questo pietrone da qualche parte. Quando vai via porti via la parte più tecnologica e le pietrone le lasci lì. Non è chiaro dalle fonti su Puma Punku se le rocce intarsiate siano di granito o di orite, oppure di un più morbido calcare. Tanto più dure fossero le rocce, tanto più lampante è il fatto che tali tipi di intarsi modulari siano l'output di macchine a controllo numerico. Di certo, non lavori svolti a mano da popolazioni locali che hanno tecniche militari ancora più primitive delle loro costruzioni. Osservando quindi con attenzione il sito di Puma Punku si ritrovano elementi anomali sganciati dal contesto storico in cui è stato erroneamente calato il 300 a.C. Infatti a Puma Punku non può essere contemporaneo a Tiwanaku, 1200 a.C. a 900 a.C., tantomeno successivo 300 a.C. La zona è sismica, giace lungo la faglia americana, quindi il pessimo stato di conservazione di Puma Punku rende perfettamente coerente supporre una retrodatazione a meno del 1200 a.C. e quindi logico correlarlo al 1800 a.C.
in cui si trova un gradiente alieno anomalo Maya, proprio nella fase primaria. Non è finita qua. Ora parleremo del perché in Ezechiele ed Elia ci sono palesi tracce di un contatto alieno. Nel libro di Ezechiele si dice che Ezechiele vide la ruota, questa è la ruota che Ezechiele disse di aver visto, dunque, una nota sigla, Ezekiel saw the wheel, this is the wheel he said he saw, una nota sigla del telefilm Project UFO. Comunque, tralasciamo, diciamo, in sostanza la fantascienza, dedichiamoci alla paleofologia. E nel libro del linkato alla parola.net/bibbia-libro.php.interrogativo n=33 si trova il libro di Ezechiele. Ezechiele non sta sognando, insomma, non è un racconto onirico come quelli di Daniele. Ezechiele era lungo un canale dove scorreva un fiume artificiale, proprio come fosse stato il Nilo, un fiume lungo i corsi d'acqua si sviluppa la vita. Ezechiele all'epoca viveva in Mesopotamia. Ezechiele è un prete, ha quindi un vestito diverso dai contadini, dato che appartiene a una casta ben specifica. Ezechiele, dal racconto, pare assistere a un classico incontro ravvicinato IR3. E infatti Ezechiele descrive la presenza di un'entità con il becco. L'evento accade in un periodo in cui si può supporre un'esistenza debole di un paleocontatto insettoide. Gli insettoidi, se c'erano, avranno fatto voli di ricognizione. L'incontro ipotizzato avviene indubbiamente in una modalità che consona agli alieni, ossia durante un volo di ricognizione in un luogo vicino ad un corso d'acqua, con uno scenario di fondo plausibile, incastonato in una civiltà umana che è nata e sviluppata lungo i corsi d'acqua e che avrebbe potuto essere già stato oggetto di studio in remoto. Si pensi appunto al paleocontatto tra il 6000 e il 4100. Ecco, di colpo la narrazione di Ezechiele prende paleofologicamente un altro taglio. Tralasciamo la lettura religiosa e passiamo alla, diciamo, lettura paleofologica. Ecco, la descrizione di Ezechiele dei lampi e fumo pare evidenziare l'approssimarsi di un razzo che scende con i retrorazzi, oppure un'astronave in fase di decollo, quasi che fosse stata sorpresa da Ezechiele. Ecco, l'atterraggio degli alieni è certamente voluto, niente UFO crash, però mancano altri testimoni e quindi c'è una incongruenza logica nel racconto di Ezechiele, tanto che lungo i fiumi o di canali artificiali dovevano esserci altri potenziali testimoni. Potrebbe essere stato per lui un forte shock. Ecco, Ezechiele parla di quattro esseri. Parla anche di una doppia ruota ruotante di colore azzurrino, la descrizione collima perfettamente con un disco volante classico. Di forma discoidale ci sono pure gli oblò. La descrizione di un disco volante pare, insomma, credibile. Ecco, Ezechiele pensa che siano gli occhi, dato che all'epoca ci si muoveva sui cavalli, asini, dromedari o animali. Tutti animali, appunto, con gli occhi. E l'idea che ci fossero finestrini nemmeno era passata dall'anticamera del cervello, quindi Iglo magari ha interpretato una cosa per un'altra. I dischi volanti si muovono in sincrono con quattro esseri, che è credibile o perché radio teleguidati oppure perché quattro esseri in ricognizione si spostano per mantenere la distanza costante e non lasciando il disco incustodito. Mantenersi una sicura possibilità di fuga, il disco seguirebbe da vicino le quattro entità. Ecco, la descrizione è plausibile, ma stona. Ecco, stona con gli avvistamenti UFO della letteratura ufologica recente, dal 1900 in poi.
dove appunto si narra che i dischi, una volta atterrati, rimangono fermi senza seguire l'eventuale occupante in ricognizione. Ma dato che l'ufologia ci ha abituato ad innumerevoli avvistamenti patacca, ecco, la incongruenza forse potrebbe non essere proprio importante. Il racconto di Ezechiele non contrasta con le attività di avvistamenti di Foo Fighters, in cui le sonde automatiche si muovono continuamente. Come sarebbero queste entità aliene? Ecco, tutte e quattro sono di forma umanoide, hanno i piedi grossi di colore simile al bronzo, da cui escono dei getti. Letteralmente Ezechiele dice: vidi sulla testa degli esseri la forma di una volta stupenda, splendente come il cristallo. Probabilmente il casco di vetro o una visiera schermata simile ai visori antiradiazioni degli astronauti che utilizza la NASA e l'ESA. La descrizione di tutto il spaziale, insomma, sembra veramente plausibile. Il resto della descrizione pare relativa a pezzi della carlinga di questo mezzo, che appare un qualche cosa di simile a un ultraleggero, moderno parapendio con motore a razzo oppure un jetpack. Quindi moderno, con razzi sotto le scarpe ed ali laterali, oppure un piccolo elicottero ultraleggero nelle dimensioni di un jetpack con scarponi a razzo. Anche il fragore e il rumore è plausibile. Quello che Ezechiele vede nella volta, ossia del casco, è probabilmente la sua immagine che si riflette nel casco, e lo zaffiro potrebbe essere una luce infrarossa ultravioletta con cui dal casco le entità aliene osserverebbero l'ambiente circostante. Anche questa descrizione è a mio avviso plausibile. Quello che l'astronauta, alias l'alieno, esploratore, dice è assai interessante. Ecco, probabilmente gli alieni, nello studiare le culture locali, erano venuti a conoscenza che una parte dei mesopotamici e degli ebrei non erano idolatri, ossia non avevano templi con figure antropomorfe. Ezechiele, nella conversazione surreale e quasi comica, pare capire fischi per fiaschi, mandato per promuovere Dio e non la idolatria. Del fatto pare che l'astronauta lo voglia mandare proprio a cercare di promuovere l'idolatria. La conversazione appare surreale, a tratti quasi comica, segno che all'epoca gli umani erano ignoranti e buzzurri, e facile a capire, fischi per fiaschi. Ezechiele mangia un papiro, o perlomeno potrebbe essere un contenitore che forse poteva contenere qualcosa, una borraccia, ossia che gli si offre qualcosa da bere in segno di pace. Oppure poteva essere qualcosa per marcare Ezechiele e ritrovarlo poi dopo in altri voli di ricognizione, oppure qualcosa per curare Ezechiele, casomai fosse rimasto ferito da una qualche missione dell'astronauta. Dalla descrizione di Ezechiele si capisce che Ezechiele viene addotto dall'astronauta, Ezechiele perde sensi, ha come un vuoto di memoria. Narra di essersi sollevato, poi puff, si ritrova più tardi a camminare per il canale alquanto disorientato. Ecco, Ezechiele poi rimane rintanato, stordito, fortemente rincoglionito per 7 giorni. Poi incomincia a sentire le voci, cosa che sono in linea con l'abduction, insomma, sembrano ordini per teleguidare le azioni di Ezechiele, che bene ricordare era un sacerdote. Dunque, tutto sembra un po' quasi una puntata di X-File, manca a farla apposta. Ezechiele ritorna sul luogo e rivede l'alieno, che poi gli dice che lui verrà legato e imbavagliato a casa. Ecco, comunque, tirando le fila, ecco. La cultura ebraica non ha un gradiente alieno, quindi è un gradiente alieno nullo. Nei racconti di Ezechiele si ritrova l'importante pattern del becco. Sia un racconto che è molto plausibile, con un avvistamento del terzo tipo, con relativa abduction, lo scenario di avvistamento è plausibile, i carri volanti fragorosi con getti sono plausibili, gli angeli descritti come tute e jetpack sono plausibili, il racconto collima con un possibile ipotetico volo di ricognizione insettoide, anche per valutare le civiltà umane disperse lungo i corsi d'acqua della Mesopotamia che già c'erano nel 6000 a.C. Cosa vide Ezechiele? Probabilmente qualcosa di simile a questo coso? O questo, oppure a quest'altro coso. Allora, vediamo un po' cosa vi posso dire. Il libro di Elia, ai ai ai, anche il libro di Elia è interessante. Da notare che Baal ha la testa a pinolo come Osiride, e il culto cartaginese è dalle parti dove si sono trovate prove di dipinti alieni nell'arte rupestre sahariana. Dunque, si legge che Elia fu forse addotto nei pressi del fiume Giordano. Ecco, Elia era nei pressi del fiume Giordano. Tonfa! Elia aveva occupato, accoppato 400 sacerdoti di Baal.
ossia qualcosa che assomiglia ad Osiride. Un carro di fuoco, cavalli di fuoco, si interpose tra Elia e il suo discepolo. Elia salì al cielo in un turbine. Gli alieni insettoidi avrebbero potuto fare ricognizione. Nel 1000 a.C. l'Egitto era in declino, il grosso delle attività culturali erano sulla costa palestinese e ittiti. La navicella di Tropactopracale, che poi ne parleremo, non è da escludere perché, ancorché un mezzo sia imputabile al 5000 a.C., potrebbe essere un potenziale candidato per carro delle abduzioni. Comunque, secondo me, la navicella di Tropactopracale è più un velivolo per viaggiare nello spazio 3A, come un jetpack, diciamo, di quelli della NASA, poi ne parleremo. In quel periodo si presuppone un'intensa attività di navette da e per la Terra. Un sacco di gente sapeva che Elia finirà addotto, cioè implicitamente la Bibbia dice che furono molti i testimoni del carro di fuoco che sapevano che cercava Elia, il quale se ne stava rintanato nelle caverne. Carro di fuoco con fumo e fiamme, ecco, se non era una navetta di forma a razza, potrebbe essere certamente un mezzo a propulsione chimica, con capacità di rimanere in Overin. Elia, dopo aver accoppato i 400 sacerdoti, si nasconde nelle grotte, come se già sapesse che poi qualcuno lo avrebbe cercato. Quindi, siamo nei pressi del fiume Giordano. Elia ha sgozzato i sacerdoti di Dio Baal, l'oggetto emette fuoco e fumo, è una navetta, spola, UFO o razziforme? Comunque, Elia è catturato, il velivolo se ne va sollevando in un turbine di polvere. E poi abbiamo che probabilmente ci sono molti altri testimoni dell'evento, dato che la Bibbia dice indirettamente che molti sapevano del carro di fuoco che cercava Elia. Gli insettoidi potrebbero aver catturato Elia, altro che addotto per studio. Elia l'hanno probabilmente catturato, gli insettoidi, per imporre una giustizia senza ritorsioni sulla popolazione umana e limitandosi a portar via solo il mandante della strategia degli inermi 400 sacerdoti di Baal, quelli con la testa a pinolo. Ecco, Elia potrebbe essere stato addotto dagli alieni, se però Baal era un ibrido di classe Osiride. Ecco, non tornano, perché non tornare in Egitto? Bella domanda, comunque io la risposta non ce l'ho. Certo che però intorno al 1000 a.C. l'Egitto era in declino, la fissazione per le piramidi aveva creato un forte imprinting. Sarà forse proprio per questo che gli alieni hanno evitato di rifarsi vedere in Egitto, per non continuare ad alimentare il chiodo fisso delle piramidi che pervase tutta la cultura umana dal 5000 a.C. Non lo so, ma in ogni caso la narrazione di Elia è piuttosto verosimile come abduction da parte di un velivolo in ricognizione. Non è finita qua. Dunque, parleremo in 30 secondi, 30, perché ce ne vuole 30 secondi, non di più, per dimostrare che praticamente Nazca è uno spazioporto, un aeroporto. Abbiamo nella cultura pre-Incas, gli aerei pre-Incas, tracce di aerei, punto, paridolia, un par di coglioni, ne abbiamo già parlato. Nella cultura Paracas si riprendono nelle coperte quello che si ritrova nella cultura degli aerei precolombiani. Poi abbiamo la piana di Nazca, guardate un po', linee rette che partono dal nulla e finiscono nel nulla. Guardate un po', qui abbiamo linee che partono dal nulla e finiscono nel nulla, linee rette, tra. Cos'è questo? Un aeroporto. Cos'è questo? Evidente, una pista di atterraggio, lo capisce anche uno scemo. Guardate quest'altra, una parte da qui, una bella linea che poi finisce così
a Pingozzo nel nulla. Come qui abbiamo praticamente una bella linea retta che arriva e poi puff, finisce nel nulla. Cos'è sto coso? Ma questa qui è sicuramente una cosa per i cerimoniali, gli svizzeri che gli piaceva tanto il formaggio, adoravano le mucche e l'emmental e facevano le sagre e poi bevevano la birra e poi andavano a pregare praticamente in sostanza i vari dei celtici per avere più latte e più formaggio. Cazzate soniche. Questi sono aeroporti, tracce di aeroporti, paleo aeroporti, punto. Questo ad esempio, se non vado errato, questa è la fotografia dell'aeroporto che si trova a Gibilterra. Questa è la rocca di Gibilterra, guardate un po', un aeroporto molto piccolo con praticamente una pista cortissima. Inizia nel niente, finisce nel niente, inizia dal niente, finisce nel niente. Una strada che arriva qui, parte senza avere nessuna, diciamo, che deve essere collegata da nessun'altra parte, arriva, fa una curva e finisce così. E questo uguale, ovviamente se va, ovviamente aerei parcheggiati qua, si può immaginare aerei parcheggiati, aerei Princess parcheggiati qua, che poi arrivavano, si muovevano, si mantenevano qui, percorrevano la pista, vum, e decollavano. Fine. Guardate quest'altra, qui abbiamo addirittura l'incrocio di due piste, una che parte in qua e poi finisce a piombo. Guardate un po' se non ricorda quest'altra, che parte di lì e poi finisce a piombo nel nulla, oppure come quest'altro piccolo aeroporto nelle montagne, che è praticamente un'area di una piazzola di sosta. Qui arrivano, qui decollano in discesa e poi pum, finisce nella scarpata, proprio come qui, un aeroporto di montagna, con questo senso qui oppure con quest'altro senso qui. A seconda di cosa magari ci poneva, qui serviva una pista più lunga, qui serviva una pista più corta. Quindi non c'è niente di cui discutere, lo capisce anche uno scemo che praticamente questo è, in sostanza, sono a Nazca, ci sono degli aeroporti, paleo aeroporti. Poi abbiamo anche lo schiacciasassi di Vicus, che serviva a cazzo lo schiacciasassi di Vicus. Vicus è un tiro di sputo da Nazca e lo schiacciasassi serviva, chiaramente, in un posto se vuole fare un paleo aeroporto fatto sulla terra. Poi abbiamo il flauto di Totonaco, che è un veicolo VTOL, anche qui vi ricordo, ricordatelo, che potevano atterrare. Abbiamo aerei pre-Incas e quindi c'è tutto, ci abbiamo gli aerei, i velivoli, le piste, i mezzi per la manutenzione delle piste, ma cosa ci vogliono venire a raccontare? Poi abbiamo dei con il becco, qui nella cultura Paracas riabbiamo un'altra volta dei con il becco, guardate un po', col testone, con il testone e il becco. Cosa vi ricorda il testone e il becco? Niente proprio di meno che Horus, col testone e il becco, ma il testone ce l'aveva anche Ra, testone con il becco, e il becco ce l'aveva 7 e 8. E poi lo stesso Deo con il becco lo si ritrova poi nella porta praticamente di Tiwanaku, che difatti qui ci si ritrova nella costruzione grappe di metallo con monoliti giganti che gli Aymara non sanno nemmeno, non conoscono la metallurgia e non sanno chi cazzo ha costruito quella zona. Ecco, quindi non c'è niente di cui discutere, le evidenze ci sono e sono enormi, si possono solo legare. Solo un cretino non le può vedere, solo un cretino dice che questi erano discorsi per fare, diciamo, cerimonie un cazzo, questi erano aeroporti come questo, vai a fare la cerimonia qui, poi monti su quest'uccello, pigli e decolli e te ne vai a fare la cerimonia da un'altra parte. Ecco, passiamo oltre. Esistono altri film a tempo alieni sulla Terra? Dunque, per farla corta, così stima e breve,
Probabilmente allo stato attuale delle conoscenze la risposta è no. Ci sono dei sospetti per quanto riguarda Baalbek, ma comunque, nonostante ci siano volumi straordinari, ma non strabilianti, materiali resistenti, e c'è probabilmente della produttività aliena al contesto, guardate che po' di blocchi tagliati e scolpiti, questo è un essere umano, guardate un po', ecco, la datazione di tali masse e la loro movimentazione appare alquanto complicata. Sfortunatamente non c'è nessuna costruzione organica megalitica ultimata, tranne qualche traccia sparsa, tantomeno c'è la possibilità di dedurre dalle rovine che tali monoliti squadrati possono essere dei significanti con un qualche senso logico. All'atere si può considerare come ulteriore indizio del luogo che tali manufatti non sono stati intesi come tombe. Si fa riferimento al Deo Baal, che puta caso però aveva la testa a pinolo. Dunque, tralasciamo questo di cui ne abbiamo già parlato, il gradiente alieno della cultura Maya. Ecco, si è facilissimo ragionevolmente facile dimostrare il primo paleocontatto alieno della cultura proto-egizia avvenuto tra il 6000 e il 4100. Ed è anche ragionevolmente facile dimostrare il paleocontatto alieno nella cultura Incas, che c'è un gradiente alieno positivo. Ci sono tracce e upart tecnologici in prossimità del 1200 d.C., ci sono upart tecnologici alieni dopo tale data, ci sono upart tecnologici prima di tale data, c'è una secchiata in una caterba di upart tecnologici prima di tale data. Ecco, ci sono poi contemporanei alla cultura Incas, la cultura Hopi, che avalla quello che racconta la cultura Incas, e quindi il secondo paleocontatto è ragionevolmente facile da dimostrare. Non occorre invocare la necessità di un fermatempo, essendoci già stato lasciato. Il casino che sorte è all'interno della cultura Maya, perché il Deo Quetzalcoatl ha un pattern rettiloide che è incompatibile con la presenza del becco, sacrifici umani per placare il caos che è incompatibile con la cultura egiziana, la posizione della donna nella società Maya non era autonoma, e questo è un elemento socioculturale incompatibile con la cultura egizia, le piramidi Maya non erano tombe bensì calendari, quindi un altro elemento che si distacca, non è comparabile con la cultura egizia. E poi c'è ovviamente assenza di fermatempo, ma questo si può tralasciare invocando il teorema del ritorno. Dov'è che c'è i parziali elementi positivi del gradiente alieno? Nella cultura Maya primaria del 1800, testa a pinolo Maya, uso dello zero Maya già in fase primaria. Qualcuno dirà, sì, ma i Maya si sono inventati perché erano intelligenti. Intelligenti, sì, una sega. Stavano in America e nessuno in America, nessuna cultura in America è allo stato scritto e sa contare, a parte i Maya e a parte gli Azzechi, che sono lo spin-off praticamente Maya. E peraltro i Maya conoscono lo zero in Europa. Lo zero fu portato dagli arabi perché nessuno lo conosceva. Ma se un alieno vi dovesse dare una nozione scientifica positiva per farvi imparare a contare, perché contare è importante in una società agraria per sapere quando raccogliere e quando seminare, cosa vi avrebbe detto? Come si conta? Ecco, si conta da 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, e infatti gli ha dato il concetto di 0, una cosa che è rarissima e che nel Nord America lo zero non era conosciuto e nemmeno la cultura scritta. In Centro America ci sono solo loro che conoscono lo zero, e quindi in Sud America gli Incas poi nemmeno sapevano leggere e scrivere, andavano avanti con delle cordicelle, con vari nodi, ma lo zero non lo conosce. Poi abbiamo un uso della numerazione a base 20 che ricorda quella di base 16. Qui gli antropologi dicono base 20 perché ci sono due mani, 5, 5 fa 10 contando con i piedi. Sì, ma c'è lo zero, dov'è lo zero? E poi diciamo obiettivamente
uso della statistica per interpolare la posizione degli astri, che è una cosa veramente insolita. Per i Maya la cintura di Orione era il luogo dell'Oxibalba, luogo dei morti. Tracce indirette di telescopi in epoca Maya, addirittura indizi diretti di oggetti che potrebbero essere dei telescopi Maya, addirittura però purtroppo con le lenti distrutte. E poi c'è un Upart enorme, enorme nella cultura Maya, che è la lastra di Palenque, di cui poi ne parleremo. Dunque, è difficile mettere un po', diciamo, un ordine nella cultura Maya, perché c'è appunto la lastra di Palenque, il fucilare Maya, e quindi ci sono tracce indirette, diciamo, di manufatti fuori contesto storico. Poi abbiamo una secchiata incredibile in Sud America e Centro America di Upart, dal flauto di Totonaco, gli eri pre-Incas, la testimonianza di Elia, poi Ezechiele, lo schiaccio sassi di Vicus, gli eri Uparti di Nazca. Ecco, c'è tutta una caterba incredibile, dove però ci sono dei saurici e dei con il becco che si alternano un po' l'uno un po' l'altro, e questo è un po' difficile mettere diciamo in ordine la situazione. Sarebbe facilissimo mettere in ordine tutto questo se il sillogismo a menfita mendelico fosse dimostrato, dove in pratica il mito di Sekhmet potrebbe essere un aliena rettiloide. E quindi, se già gli alieni rettiloidi insieme agli alieni insettoidi avevano fatto una missione congiunta, erano atterrati nel 6000 avanti Cristo, è ovvio che poi successivamente non è che ci dovrebbe andare a sorprendere più di tanto se ci abbiamo culture umane che narrano di dei con il becco, quindi insettoidi sapiens, e di dei rettiloidi sauri sapiens, che praticamente hanno rifatto eventualmente nel ritorno una nuova missione congiunta. Alcuni sauri sapiens hanno contattato certe culture, alieni insettoidi hanno contattato altre culture, in modo da minimizzare il loro oggetto di studio, l'impatto sul proprio oggetto di studio, evitando di andare a contattare tutte e due le culture umane, ogni cultura umana che trovavano, ma hanno ridotto al minimo praticamente avrebbero ridotto al minimo l'impatto. Ora andiamo a discutere dello strabiliante Upart della lastra di Palenque. Andremo a demolire l'archeologia classica e le cazzate dell'archeologia classica. La lastra di Palenque è un mock-up di una navetta spola aliena, in cui c'è al comando probabilmente il re Pakal, che o esegue ordini che gli hanno detto, oppure semplicemente pensa e pigia un po' a cazzo un po' di roba, ma diciamo è stato portato poi qui su questo oggetto qua, che vedremo, per un'astronave in orbita. Andiamo con ordine. Questa è la parte che io definisco aria motore, funzione simile, colore simile, ormai siete abituati a questa logica. Qui abbiamo tutta una struttura che io l'ho definita più scura. Questo oggetto sembrano fiamme, c'è poco da fare, sono in fondo. Qui abbiamo comburente, combustibile e area di reazione con un giallo che esce. Poi area equipaggio, qui si riconosce praticamente dove sta a sedere una caterva di monitor
e pulsanti e levette che viene pigiato, tutto all'interno di una struttura tutta chiusa. Io qui ho messo colori simili e forme simili, qui abbiamo praticamente pulsanti, oggetti ricolorando, andando a ricolorare per forme simili, funzioni simili. Si capisce al volo che questo è il mock-up in pratica di un'astronave. Ci sono pulsanti, ci sono monitor, ci sono levette, c'è tutto, c'è anche la cloche che tiene tenuto qui. Non è finita qua, perché tutto quanto è interpretato qui nell'area motore e nell'area equipaggio trova poi una piena spiegazione dinamica in questa parte qua, in cui abbiamo qui l'oggetto che va a traccarsi e ci sono persone in orbita con un filo collegato, in sostanza, come succede per i primi astronauti che erano collegati con il filo, e altri invece addirittura che c'erano il proprio jetpack. E questa è un'altra foto della navetta che invece andava in senso contrario. Qui abbiamo la Gigino che scendeva da quest'altra parte, quindi abbiamo un via vai di astronavi, piccole astronavette che vanno su e che vanno giù. Come erano queste cazzo di astronavette? L'abbiamo qui a due stadi tutti recuperati, recuperabili. Eccole qua, qui abbiamo le fiamme con l'altra Gigino. Andiamo a vedere, unire tutto a colori, e si vede che, ecco, la nostra navicella di Topracale prende la piena figura di un mock-up di una navetta spaziale. Qui abbiamo le fiamme, qui abbiamo il mock-up, lo spaccato di una navetta spaziale, comburente, combustibile, area di reazione, reattori, fiamme, area equipaggio, piano divani, giroscopi, questa GG qui, poi il giroscopio, per intenso un elemento importantissimo nella tecnologia aerospaziale. E qui poi abbiamo, guardate la forma, di come se fossero dei granchi, degli aggeggi ripiegati in qua, 1, 2, 1 e 2. Poi ne riparleremo di cosa sono questi cosi ripiegati in qua. Poi questo aggeggio, la navetta continua, è chiusa, promana, questo si attacca qua, e questa abbiamo una navetta spaziale che si attracca. Difatti, se incominciamo a vedere mock-up e disegni di navette, vediamo che abbiamo forme e disposizioni praticamente simili. Guardate un po', questa pieni di pulsanti, monitor, quadrati, come qua. Altro che albero della vita. L'albero della vita sì, ma questo vi è appeso qui con questo appeso V e con questa P. Questo qui appeso con il filo lo ritroviamo qui, vedete, con il filo. Questo invece con il jetpack lo ritroviamo qua. Ecco l'albero dei morti, una sorta di stazione spaziale a cui praticamente la navetta si attraccava. Chiaramente questa non è la forma dell'albero dei morti, ma l'albero dei morti lo troviamo praticamente qua. Dunque, che cosa vi posso dire? Forse prima i Maya pensavano che i morti fossero in cielo, nella cintura di Orione, esattamente come gli Egizi pensavano del concetto di Duat, prima che fosse declinato in un luogo fisico interno alle tombe. Successivamente i Maya cambiarono il proprio concetto di mondo dei morti, Xibalba, assimilandolo in un luogo fisico, caverne buie. Quindi all'inizio, in fase primaria, i Maya pensavano che i morti fossero in cielo, nella cintura di Orione. Ricorda qualcosa? Da sottolineare che il re Maya di Palenque non indossa alcuna tuta spaziale. Ciò indica che la tecnologia aliena doveva essere più sofisticata delle navicelle Mercury e Soyuz, e molto simile alla tecnologia dello Shuttle, perché nella carringa lo si risume infatti dall'osservazione empirica di tali video della STS, in cui praticamente la gente quando attraccava la stazione spaziale sullo Shuttle stavano in pantaloncini. Da evidenziare che la fase della docking sulla STS il personale effettua il puntamento a vista, mentre il re di Palenque pare smanettare su un controllo di un monitor, la telecamera di bordo. Personalmente sfido chiunque a negare che, guardando il filmato della STS dallo spazio, non sembri di cadere nel buio più completo, tanto da avere le vertigini. Se poi si dovesse guardare verso la Terra, obiettivamente l'impressione di cadere nel vuoto potrebbe essere davvero fortissima. Guardate un po'.
Ecco, se si guarda verso l'alto e tutto nero, si casca nel buio, e il buio per gli Maya erano le caverne. Il concetto di buio l'hanno declinato nelle caverne perché nelle caverne c'era il buio. Se invece si guarda dall'altra parte, l'idea è quella di cascare praticamente dall'albero, cascare dall'albero dall'alto. Dunque, ora la cosa strana, anzi, che dice tutto, qui abbiamo un altro elemento della, praticamente dello schiacciassassi di Vicus in un'altra forma, è che questo vaso di Vicus riprende tel che è la navicella di Palenque. I più attenti se ne saranno accorti. Questa è la parte di eiezione del motore, dei razzi, è la parte qui, 1, 2, 3, 4, e sono questi ganci qui, 1, 2, 3 e 4. Faccio vedere la parte, questo era contro lo spaccato laterale dell'asse di Palenque, come poteva apparire la navicella. Era una navicella posta su un vettore a due stadi, ce lo narra la stessa l'asta di Palenque. Tac! 1 e 2, questi scendevano e poi li ricaricavano, un po' come fa Elon Musk con il vettore ricaricabile, perché non erano stupidi. Escludendo i due stadi, la navicella in orbita era probabilmente molto simile a questa suggestione, o questa con le gambe praticamente replicate. Difatti, quattro gambe, il razzo, tatta che attacca. Tonfa. Guardate un po', il vaso che esce qui, un essere rettiloide, le quattro gambicine, la palla dell'aria del razzo, e qui abbiamo rampa 1, rampa 2, rampa 3, rampa 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. C'è tutto nel vaso di Vicus. Dunque, il vaso di Vicus ha una forma a capsula, come la scultura di Palenque. Il vaso di Vicus ha un motore a razzo, come la scultura di Palenque. Il vaso di Vicus ha almeno uno blò, come la scultura di Palenque. Il vaso di Vicus ha quattro gambe stese, la scultura di Palenque mostra quattro gambe ripiegate. Il vaso di Vicus ha le gambe collocate all'opposto del motore a razzo, proprio come in Palenque. Il vaso di Vicus contiene un'entità, l'asta di Palenque ha solo un astronauta di equipaggio. Il vaso di Vicus ritrae un'entità antropomorfa, come sono antropomorfe le entità delle coperte di Paracas. Porta del Sole e flauto di Totonaco. Ora, il vaso di Vicus mostra un'entità che non è molto diversa da quelle ritratte negli Upart. Vedete un po', qui c'è il becco, qui il becco non c'è, ma c'è un'entità rettiloide. Qui abbiamo il becco con un testone e qui abbiamo un'altra volta lo stesso becco con, che è cascato e con un'entità qui che con questo aggeggio vecchio non si capisce bene cosa fosse. Anche se obiettivamente potrebbe essere razza di rettiloide, ma messa ad una lucertola, conforme con il gradiente italiano Maya Mitoxibalba, a prescindere dalla razza dell'entità italiana è evidente che la lastra di Palenque mostra. La lastra di Palenque mostra la stessa tecnologia espressa dal vaso di Vicus. La lastra di Palenque mostra la stessa tecnologia espressa dal vaso di Vicus. In termini logico-funzionali, tali artefatti narrano nell'arte locale una tecnologia aliena che è collegabile alla lastra di Palenque, oltre al gradiente alieno alomano della cultura Maya in fase primaria, attorno al 1800 a.C. A cui aggiungere, se ancora non vi foste convinti, il fuciliere Maya con il fucile, e oltre ai quattro praticamente guerrieri toltechi che hanno una pistola e hanno anche un fucile e sono alti 3 metri e ci hanno in testa un casco spaziale. Ecco, andiamo a tirare un po' le fila. Dunque, proviamo a tirare le file di questo lungo discorso. C'è un coacervo di indizi alieni e tracce TH che sono obiettivamente sparsi in Sud America.
appartengono all'enorme intervallo di tempo dopo il 6000 a.C. e sino al 1200 d.C. Questo enorme intervallo di tempo di 7200 anni si sospetta l'esistenza di almeno un altro paleocontatto coinvolta la cultura Maya in epoca primaria. Il forte giogo di Chiesa Cattolica, che ha eradicato tutta la cultura e la tradizione pregressa, a cominciare dai testi Maya che sono andati distrutti, che probabilmente contenevano indizi preziosi sul paleocontatto alieni e cultura Maya, venendo quindi a mancare molte informazioni in Centro America e Sud America, rimane obiettivamente difficile andare a misurare il gradiente alieno in tutte le varie culture e subculture centroamericane e sudamericane. Tuttavia ci sono tantissimi indizi sparsi in Sud America che dimostrano l'esistenza di paleocontatti indiretti, ossia fugaci avvistamenti tra alieni ed esseri umani in Centro America e in Sud America. Quindi, tirando le fila, è a mio avviso possibile, è a mio avviso plausibile, è a mio avviso molto probabile che in Sud America gli alieni Insetti Sapiens e Savory Sapiens vi abbiano installato una base di prossimità ed abbiano avuto numerosi paleocontatti benevoli con tribù locali centroamericane e sudamericane, ossia con gli esseri umani. Poi, quando gli europei hanno scoperto l'America nel 1492, la base di prossimità aliena in Sud America fu chiusa onde evitare di incontrare gli europei. Poi si è avuto probabilmente un altro paleocontatto tra alieni e governo USA, perché a cultura protestante questa cosa probabilmente è avvenuta tra il 1920 e il 1950 con il presidente Truman, che appare il più sospettato stando agli UPART tecnologici alieni che sono percolati nelle Palp Max. Ecco, io non pretendo di aver rivelato tutta l'intera verità sul fenomeno UFO ed alieni, ma sicuramente quello che avete visto è, a mio avviso, una buona approssimazione di quanto è accaduto dal 6000 a.C. sino ad oggi. Una narrazione certamente a bassa definizione, che però illustra a grandi linee, in modo logico, science friendly e frattuale, un pezzo di storia mancante al genere umano, perché è rigorosamente segretato per ragioni di sicurezza nazionale. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Proprio così.